Oscar, ti impedirò di uccidere i draghi. Ti precederò, così riuscirò a fermarti. Ma che? Che cos'è questa musica? I want to break free! La tipica locanda dei giochi di ruolo! Tipo ci sta il brigante, ci sta il locandiere, ci sta quello che beve, ci sta il pirata, ci sta il cyborg, l'alieno, quello che pulisce. Oh, cazzo, che figata! Oh, che palle! Mi scusi, signore! Oh, che cazzo! Sono un piccolo orfanello, mi vuole adottare? No! Ehi, ciao, tesoro! Ti va di sposare? No! Vuoi sapere la storia della mia famiglia? Porca troia, no! Mi comprare questo oggetto magico che darai inizio a una questa del quale non te ne frega un cazzo, ti darà un risultato inutile che molto probabilmente rivenderai un altro negoziante per avere qualche moneta che non ci fai un cazzo! Cosa ne dici se invece prendo questo oggetto magico e te lo faccio ingoiare facendoti pentire di avermi incontrato? Ma in questo modo perderai la questa! E perché non la vai a fare tu allora questa cazzo di questa? Ma perché io sono un povero popolano... BASTA! Non c'è niente da fare, con Lautrec ci facciamo sempre un sacco di amici. Già, infatti, senti un po', locandiere, che si dice da queste parti? I draghi stanno tornando, siamo tutti condannati dal loro potere che ci schiaccerà tutti. Sì, che altro si dice da queste parti? Lo Jarl ha messo una taglia sui briganti che stanno appena fuori le mura della città. Volete occuparvene voi? Ma tipo, non ci stanno le guardie per queste cagate? Io voglio una missione vera, voglio fare qualcosa di grande, cazzo. C'è una missione rivolta solo a grandissimi eroi di un certo livello, ma se comunque volete tentare, ci sarebbe da tagliare la legna. Da tagliare la legna? Sì, tagliare la legna. E quanta legna? Tanta legna. Sembra davvero una missione pericolosa. Lo è. Mi stai prendendo per il culo? No. Tu vuoi davvero che io taglio la legna? Credi di farcela. E tu credi che non possa farlo? Credi che io creda che tu non possa farlo? Io credo che tu creda che io creda che tu creda che non possa farlo. Allora fallo. No. Ragazzi, lasciate che vi spieghi come funziona qui a Skyrim. Non lasciatevi ingannare. Di solito queste missioni piccolette, come questa qua dei briganti, possono darvi delle ricompense che poi vi permettono di affrontare missioni più impegnative. Quindi insomma, è questa la prassi a Skyrim. Io vi consiglio di fare la missione dei briganti. E la legna? No, 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 la legna non farla. Hai sentito? La legna! Falla tu la legna! Che cazzo? Sto in Skyrim! Ma ti pare che vado a tagliare? Ma vaffanculo! Dai, andiamo a fare sta cosa dei briganti. Ci sono. Non vedo l'ora. Oh, sì, è tutto a posto, è normale. Il mio amico fa così ogni volta che acquisiamo una missione. Arrivederci e grazie. Lautrec, andiamo? Ah, che diavolo! È fuori dalle palle! Ah. Allora, che dobbiamo fare? Oscar ha trovato una missione dove dobbiamo affrontare dei banditi. Sì, ma poi pensa che quello al bancone voleva che io tagliassi la legna. Ma siamo in Skyrim, i draghi, le magie. La legna, ma taglialo tu la legna! Senti, Oscar, ma come pensi di affrontare questi banditi? Siamo disarmati. Beh, tu hai quel potere strano. Lautrec ha un arco e le frecce, io... Io sono simpatico. Penseremo a un piano quando saremo lì. Adesso andiamo. Ok ragazzi, ci siamo, finalmente un po' di combattimento. Allora, ce ne abbiamo uno lì in mezzo e due sono sopra. Probabilmente quello sopra è il capo. Soler, tu con il tuo Tuum fai volare il primo. Io lancerò una freccia al tizio che è affacciato da quella finestra e tu, Oscar, dovrai pensare al capo. Aspetta, Lautrec, come dovrei pensarci io al capo? Non ho nemmeno un'arma. È più semplice di quello che pensi, Oscar. Io arrivi da dietro e gli tiro un cazzotto sul naso. Io arrivo da dietro e gli tiro un cazzotto sul naso mentre è di spalle. Esatto. Ok, ce la posso fare. Mi raccomando, Soler, tu devi... Soler?
Buongiorno ragazzi, volevo soltanto chiedervi se voi da queste parti lodate il sole, perché se non è così ho dei Pleiadi. Come PNG di Skyrim rivendico il diritto di attaccarti senza preavviso. Aspetta solo un attimo, prima ti faccio vedere come si loda il sole. Praise the sun! Lothric, tocca a te! Sei un idiota, Soler! Oh, cos'è stato? Ho sentito dei rumori. Oh, ci deve essere qualcuno da queste parti. Oh, forse è stato un topo. Ah, quando ti troverò saranno guai. Farei meglio a venire fuori. Ah, questa volta non mi scappi. Vabbè, io intanto vado, eh? Ci deve essere qualcuno da queste parti. Oh, forse è stato un topo. Ah, quando ti troverò saranno guai. Farei meglio a venire fuori. Ah, questa volta non mi scappi. Ok, è il mio momento. Un attacco furtivo. Piano piano. Piano piano. Oh cavolo, ma questi sono gli attacchi furtivi in Skyrim? Ragazzi, ho ammazzato il capo! Ok ragazzi, è il momento del bottino. Questo scrigno è la ricompensa per aver ammazzato questa gente. Quindi vediamo subito cosa c'è dentro! Allora, vediamo, ci sta un pugnale inutile. Poi ci sono dei bracciali inutili. E poi delle mutande sporche. Beh, un bottino piuttosto inutile, direi. No, no, aspetta, aspetta, ho trovato un anello che sembra magico. Si chiama l'anello delle antiche lune siamesi del cielo di sangue, cobalto forgiato dai nani di Urni, estinti nell'era dei conigli mannari, divoratori del Santo Graal, custodito nel tempio del tempo. Ti dà più uno alla vita se cammini al contrario. Inutile. Aspettate un attimo, e questa che cos'è? Sembra tipo una mappa del tesoro. No, ragazzi, non mettiamoci a cercare i tesori adesso. Dovevamo andare ad ammazzare il drago. Pensaci bene, Oscar, se tu avessi un tesoro, non lo metteresti dentro una cesta di merda in mezzo al nulla. Metteresti la mappa del tesoro dentro una cesta in mezzo al nulla. Quindi questi deficienti hanno ragionato proprio in questa maniera. Hanno messo il loro tesoro in un posto nascosto che è scritto nella mappa, che è dentro questa cesta perduta in mezzo al nulla. E sicuramente sarà un tesoro di quelli con i controcoglioni. E ci darà la possibilità di affrontare il drago. Quindi ci sto. Andiamo a prendere il tesoro. Oggi è un grande giorno per tutti i caciti. Mamma, papà tornerà dallo spazio. Oggi i caciti raggiungeranno l'infinito e oltre. Maris, pronto per il lancio? Iniziare il conto alla rovescia. 3, 2, 1. Secondo la mappa, il tesoro è qua dentro. A me sembra un accampamento abbandonato, però. Ma certo che ti sembra un accampamento abbandonato, Oscar! È proprio in questi luoghi dove nascondono le cose importanti. Cose importanti come... l'amicizia? La passione per il sole? Cose importanti come l'immenso culo di Guinevere! Fermi dove siete! Non vi muovete! Ma quella che non ci fate paura, abbiamo già ucciso altra gente come voi, eh? Voi adesso verrete con noi. Obbligami! Mi sa che ci hanno bloccati! L'altra cosa, vaffanculo, è sempre colpa tua! Ah. Armi! Queste armi sono per vosotros, perché vi serviranno. Che belle, ma serviranno per cosa? Non so se ve ne siete accorti, ma il mondo di Skyrim è talmente moddato che non si riconosce più! Bella la spada, questa la prendo io. Io stesso sono stato portato a chi? Con una mod, strappato via dalla morte mi vita, Alfina, amor mio. Tu conosci questo gentiluomo, Oscar? Ma non saprei, da come parla sembra Antonio Banderas. E sto mondo ormai è in rovina! Solo argoniani o casiti, seni sproporzionati, loli, space marine, draghi con il seno, erotismo, depravación, il tovacchino sta rovinando la vita di todos. Ma voi, sembra che lui non sappia che voi state qui. Abbiamo un vantaggio, un'occasione per eliminarlo. Credo che Antonio Banderas ci stia dicendo di uccidere Dovahkiin. Beh, io non ci vedo nessun guadagno in questa storia. Mi dispiace, gattino, ma noi non siamo qui per questo. Oh, ma io so che voi lo farete, perché tengo l'antidoto.
Aspetta, l'antidoto per cosa? Oh, che diavolo! Soler, quanto ci tieni a rivedere il tuo amato sole? Che diavolo mi hai fatto, bestia? Io ti consiglio di non andare sotto la luce del tuo amato sole, perché tu stai diventando un vampiro, Soler! Un vampiro? Come hai osato, demonio? Non fare quella faccia. Sorridi, Soler. Tu e i tuoi caballeros state per salvare il mondo di Skyrim. Basta con todo este mod. Basta con sto delirio. Io tornerò dalla mia amata Alvina e voi salverete il regno di Skyrim. E ora andate. Matate il tovacchino. Tra tutte le stronzate possibili, proprio un vampiro, eh, Soler? Ludrek, ma fatto fuori! Ah, eccoci qua. Finalmente, ragazzi, Elder Souls 2 è uscito. Dopo tutti questi anni, io vi chiedo scusa se ci ho voluto così tanto, ma sapete, ho dovuto lavorare come cameriere per 4-5 anni e questo non aiuta a produrre video di questo genere. Comunque voi potreste darmi una mano, ragazzi, perché se ognuno di voi donasse un euro sul mio Patreon, io potrei vivere di questo e fare tutti questi video assurdi che richiedono una quantità di tempo incalcolabile. Senza contare che c'è gente che mi ruba i video e li ricarica sugli altri canali monetizzando e io devo combattere da solo tutto questo. Pensateci, ragazzi, perché con il vostro aiuto potrei pagarmi una scuola d'animazione 3D vera e propria, pagare le licenze di Safe Creative e magari pagare anche i miei collaboratori. Comunque sia, ragazzi, grazie per aver visto il video e ci vediamo su Twitch, dove sono sicuro che verrete a trovarmi per chiedermi quando esce il terzo episodio di Elder Souls.